Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Cive in questo nuovo video di Elden Ring. Bene, andiamo pure a fare la catacomba che avevamo detto nel scorso episodio, che è quella caverna della galleria di Yelong Anix, insomma quello lì. E andiamo un po' a vedere come farla. Andiamo di qua. Proverò con lo spade scudo adesso, perché non è il caso di usare la dual, perché qui in posti stretti non sono tanto largo, non sono tanto veloce. E vediamo come fare. Come mai questo è così? Non lo so, non mi faccio domande. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare di qua. Poi. Ok, dobbiamo scendere giù qui. Quindi così. Perfetto. E andiamo giù così. Ok, mi va bene lo stesso. Aspetta, non è che si rompe? Beh, tanto ho fatto prendere un colpo. Vai. Perfetto, scusate, mi ha fatto prendere un cazzo di colpo. Cos'è questo? Oh, petaforgiatura 8. Quella che mi serve a me per potenziare l'altra dual. Ale. Poi vediamo se c'è altro, perché voglio capire se c'è un po' di roba, perché non si capisce un cazzo. Allora, non vedo altre pietre. Ok. Ok, andiamo, stiamo attenti perché non si vedono bene, lo sapete? Ho notato che il tipo ne ha lasciata dietro una, quindi per me non l'ha proprio vista. Quindi stiamo attenti. E vediamo cosa fare. Che può darsi che ce l'abbia sotto il naso e non la veda, certo. È così. Le caverne sono... Le otto sono molto simili a questa colorita della caverna, quindi fatica vederle. Salve. Perfetto. Perfetto. Io butto giù tutto perché non voglio lasciarmene indietro una, perché mi servono quelle da 8. Ok. Perfetto. Più o meno ho rigenerato un pelo. Io spingo sempre per vedere se le trovo. Vediamo un po', perché è fatica a vedere effettivamente mentre cadevo. Ok. Allora, c'è una scala e c'è uno stronzo. Beh, mi fa molto piacere. Ok. Perfetto. Mi sono rigenerato. E lui è morto. Allora. Magari dopo. Devo capire. Scusate, guardo il video. Madonna, quanta roba c'è. Allora, dobbiamo prendere questa runarea qui, aurea qui. E poi scendere sulle scale. Ok, qui. Perfetto. Beh, un'aura 10 buona. Qui la vedo, una pietra di forgiatura. La prenderei. E vediamo cosa fare, perché non mi piace per niente quello che vedo. Calma. Allora, andiamo da due personaggi che non sono qua. Ok. Uno è andato e l'altro ci pensiamo. Ok. Perfetto. Vediamo questo. Saito Runica, mi stai consigliando di usarla? Ok. Adesso lo sapete che quando la uso è il momento che muoio. Quindi state pronti che sto per morire. Poi. Adesso dobbiamo affrontare un tipo che c'ha Gravitas come spell. Sarà divertente, vero? Una sbaccarata senza fine. Allora, chi non è, deve essere di qua. Eccolo qui. Simpatico e carino come al solito. Meno male che ho tanto vigore. Vaffanculo però. Tanto vigore e anche tanta sfiga. Che cazzo hai fatto? Non si fa così, Cosa mi dai? Spada del campione di alabastro. Vediamo un po' sta scapola. Spada del campione di alabastro. È questa. Posso farla dual con questa? Potrei provarci. Potrei provarci, visto che ne ho due. Bene, bene, bene. Dai, sono contento. Allora, intanto prendiamo la pietra di forgiatura. Una qua e una qua. Ok, possiamo potenziarci. Adesso se prendiamo il globo cinerio, fra poco lo possiamo anche usare noi. Poi, vediamo cosa c'è qui. Wow, addirittura? Cioè, questa non me l'aspettavo proprio di trovarla all'interno di una cave.
Ok, adesso saliamo le scale. Mi scendo le lavate per dirlo. Vabbè, andiamo qua. Io sono medio, vero? Sì, sono medio. Andiamo un po', saliamo con cavolo. Signora, faccia con cavolo, si preoccupi. Insomma, non abbiamo tempo noi. Ma porca vacca. Adesso andiamo di qua. Vediamo come riusciamo a cadere. No, non siamo caduti. È già un inizio della fine. Allora, vediamo come fare. Qua. Velocità, velocità, grazie. Perfetto. Lei è stato molto gentile e comprensivo. Questo agglomerato di pietre esplosive, per carità, saranno anche buonissime, però non avendole mai usate, insomma. Ok. Vediamo se ci deve essere. Oh, ecco, infatti immaginavo una ce ne deve essere per forza. Ah, è funerea, vabbè, no, perché non è che non ci servono, è che non ci servono proprio. Nel senso, io penso proprio che sarebbe meglio da di sopra. E vediamo come va. Ecco, sta cave è molto più tranquilla della scorsa. Scorsa era un incubo in terra. Porca miseria. Era veramente un incubo, non si gestiva. Vai, aia, che sta attaccando anche l'altra. Datti la morsa, mamma. Sei lento come la diarrea. E niente. Era quello che io... accidenti. Oh. So. Ecco. Che ci vuoi fare? Purtroppo era lento. Vediamo se c'è qualcosa. Sembrerebbe di no, cioè siamo venuti fino a qui per salire ancora, probabilmente, a meno che non ci sia qualcosa qui che non sembra. Andiamo di sopra, ma c'è un altro tipo che ha gravitas. Vediamo un po' come fare. Ma io una curatina me la darei, sapete, ci terrei ancora un po' a vivere. Ok. Vediamo un po', non c'è niente. E non c'è niente. Vediamo un po', ho abbastanza vigore, però se c'è anche qualcun altro, non so se ce la posso fare. Oh, già boia! L'occhio. Quanto ci ha creduto? Ok. E un po' mi dispiace per lui. Ta 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 ta. Perfetto. È stato molto simpatico da parte sua. Ok, abbiamo la pietra forgiatura funerea e la pietra forgiatura 8. Proprio sì. Vediamo se c'è altro. Qui magari effettivamente c'è un'altra pietra forgiatura 8. Vediamo un po' da qui siamo venuti. E qua magari c'è qualcos'altro. Esatto. Perfetto, la funerea. Qui è rimasto così. E poi vediamo se c'è altro. Non mi sembra. Perfetto, adesso possiamo andare avanti e vediamo un po' cosa c'è. Allora, boss. E qui che cazzo c'è? Che cos'è? Posto è? Secondo me è l'inizio. Esatto, è l'inizio. È l'inizio. Va bene, una shotcut. Però non l'ho visto, che strano. Vabbè, comunque sia, adesso è tempo di boss fight. Cioè è tempo di morire, come è nostro solito fare. Allora, io farei così. Perché così gli do i mimic potenti a due spade. Cioè, sia la weapon art che la velocità. Perfetto. Vai. Dai! Ok, accidenti. Sì, ma io voglio un attimo per riuscire a capire la boss fight. E mi piacerebbe tanto. Ok. Sì, simpatica come pochi. Magari se non ci avessi tutto lo schifo del... Questa sei meteorito. Sei uno stronzo, non sei meteoritico. Riuscirò ad avvicinarmi? Ok. Ma magari facciamo così, che gli diamo l'esempio. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa, perché sennò qui è cazzo di casino. Ok. Ok, io direi che mi ha fottuto la grande. Voi cosa dite? È interessante.
Cioè si fa, per carità, però mi sembra un po' eccessivo. Vabbè, ci riproviamo. Sembra veramente un po' eccessivo, però proviamoci con spada e scudo e anche il mimic, vediamo cosa succede. Ah, devo spingere subito. Ce l'ho fatta. No, sì, ce l'ho fatta, ok. E adesso vediamo come fare. Andiamo di scudo. Lo devo studiare un attimo. Abbiate pazienza. Ok. Devo capire quando fa la presa. Ok, l'ho mancato, l'ho mancato. Dove cazzo è andato? Scusi signore, non vedo un cazzo io. Io magari mi riprenderei le mie, ho fatto una fatica a prenderle. Sì, lock però. Oh, porca vacca! Ok, calma, eh. Che sono abbastanza sicuro che non sia difficile. Non riesco a capirlo, se devo essere sincero. Allora. Riesco a prenderlo così, va bene. Bravissimo. Magari facendo così riusciamo a fare un po' di danno. Sì, un po' di danno che ce lo fa lui. Ok. Scudo. Cavacca. Sì, ma ha esploso l'universo sto animalo qua. Vediamo un po' se riusciamo a far così anche noi. Vediamo se gli regaliamo un po' di danno. Ci ha regalato lui il danno, e anche tanto. Vediamo se riesco a curarmi. Ma non è difficile, è che non si capisce un cazzo. Ma veramente un cazzo. Ok, se mi loccasse, cioè non sarebbe neanche... non me lo locca. Che devo fare? Ok. E niente, cioè, un'area esagerata scopre. Qua la telecamera aiuta tanto. Vediamo, facciamo così. E niente. Mi sta uccidendo il mio mimic. Però forse ce la facciamo. Ok. Perfetto. E niente, ci provo. Ah no, non ci provo un cazzo. Adesso si fa il suo teletrasporto del cazzo. Cioè, se non ce la faccio, non ce la faccio per poco, eh. Perché effettivamente un po' da stronzi a fare una roba del genere. Non ha senso, nessun senso proprio di esistere una cosa del genere. Ovviamente non ho il lock, ovviamente è da stronzi. Ok, non c'ho neanche più il mana. Perfetto, sono contentissimo. Benissimo, vediamo se così riusciamo a fare qualcosa. Io dubito fortemente. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Però boss fight veramente orrenda, proprio brutta brutta. Allora, meteorite di Astrel. Beh, sono contento. E abbiamo fatto anche questa. Poi, e niente, è fatta al 100%. Quindi io adesso vado qua e chiudo il video, così nel prossimo video andiamo ancora avanti. Così decidiamo questa caverna è completa al 100%. Come al solito, vi invito, se un like, un commento, se piace la serie, e fammi sapere cosa ne pensate. Vedete, se vi è assolutamente. Ciao ciao.